C'è un intro di questa canzone che sembra che ti sia ispirato a un pezzo dei Muse. No, non me lo ricordo, cioè non mi ricordo proprio, non mi ricordo, è possibilissimo però, è possibile, non mi ricordo neanche l'intro di quel pezzo, non lo sento da un botto di tempo, sì sì giuro, è stato un sacco di tempo, l'ho suonato dal vivo una volta l'anno dopo tipo, e poi non l'abbiamo più suonato perché è difficilissimo, cioè per avere un casino di incastro tra basso e batteria, è un pezzo in albanese, beh. Sì. Ho capito, qualcuno parli. Ok, aspetta, là. Vai. Bella questa. Quanto conta per te l'amicizia? E se mai scritto una canzone dedicata a un amico. Per me l'amicizia è la cosa più bella che ci sia. Io sono molto legato ai miei amici, ma tantissimo. E sono sempre gli stessi, da 1000 anni, Boris. Anche Boris, guarda, l'ho sentito giusto l'altro giorno. Ha avuto una figlia nel frattempo, è diventato grande. Auguri Boris! Ha smesso di uscire con le signorine, finalmente, era anche ora, perché insomma ha messo la testa a posto. Basta, Boris, mi raccomando, se no Elisabetta. A parte questo, no, per me gli amici sono molto importanti, perché poi gli amici sono quegli amori che non finiscono mai, capito? Non finiscono mai. Io, anche la gente con cui suono, per me sono amici. Cioè, devono essere prima amici. Se non diventiamo amici, lo so che magari è sbagliato, perché la musica è un linguaggio e tu puoi parlare quel linguaggio, puoi utilizzare quel linguaggio anche con della gente che non ti sta simpatica, capito? Quanto ha già bevuto quella? Perché ti riconosco, sai? Capito? Puoi farlo anche se non c'è grande simpatia. Invece io non riesco. Io devo voler bene alla persona con cui sto suonando in quel momento, altrimenti per me è un'altra cosa. Non ce la faccio. Sono assolutamente credente. Per me il Natale è il momento in cui stai con la tua famiglia. Ok? Per me è semplicemente quella cosa lì. L'immagine alla fine del Natale, anche nella raffigurazione del, che ne so, del presepe, è una famiglia. È una famiglia. Certo, in quella grotta un po' di riscaldamento potevano anche metterlo. Ecco, la cosa importante è pensare a tutti i motivi che uno ha per essere felice in quel momento, a non quelli che non ha per il contrario, per l'opposto. Magari ci sono 2 cose per cui star bene e 10 per cui stare male. Meglio pensare a quelle 2 cose per cui stai bene, perché poi tanto ogni cosa è mobile, no? Noi siamo, questa è la nostra forma attuale, ma poi ne avremo un'altra, poi un'altra ancora. Quello che conta è che è immutabile quello che sta dentro, quella è l'energia del mondo. Grazie. Bene, bene. Ero in macchina. Piglia la chitarra. E poi Roma è una città a cui sono molto legato per una serie di motivi. Sì, ma fatelo rispondere. Cosa provi dopo aver scritto una canzone? Provo un senso di vuoto bellissimo. Un po' come quando ti schiocchi le dita, dici ah. La spalla. Solo che in quel momento mi schiocco il cuore. Ok, adesso sono pronto per iniziare una nuova canzone. Eccola, aspetta. Ritorno, un attimo. Avanti. Allora. Sono proprio maldestro. Allora, tuo nome? Ella. Com'è? Ella.
Mi ha chiesto se ho avuto più ambizione o più talento. Sinceramente ho avuto più ambizione che talento. Sì, me l'hanno detto. Mi lusinga tantissimo questa roba. Allora, mi ha detto che quando sono sudato e piego la testa così sembro Jim Morrison, dico grazie. Anche se in questo momento si starà rivoltando nella tomba lui, il re lucertola. No, lasciamolo lì dov'è. Allora, sì, con calma, quando finisco sti concerti poi mi ci metto. Il libro di cui parlavi quest'estate, sì, con molta calma. Tu, maglietta nera, sì. Non ho capito. Quali sono gli atteggiamenti dei tuoi fan che danno più fastidio? No, aspetta, allora, sinceramente non c'è niente di fastidioso, perché tutto questo è un miracolo. Che falso. Tutto questo è un miracolo, poi è ovvio che... Falso. Quelle che si inventano e dicono, oh, sai che ieri sera sono stata con Herman, ma te che cazzo dici che ero... Di quelle ce ne sono migliaia, è meraviglioso. Anche quando Herman si trova a 1000 chilometri dall'altra parte, oh, riescono proprio... Secondo te? Vai, sì. Scusa. Quanto ha influenzato la mia carriera musicale il fatto di avere mia mamma violinista? Beh, sono nato nella musica, quindi beh, per forza. Ho ascoltato musica da quando ero nella pancia, quindi ovviamente la musica mi ha attraversato. No, non ho mai pensato di collaborare con lei perché è troppo severa, e quindi non c'ho nessuna voglia di rompermi le scatole, di essere ripreso su tutto. No, così no, questo è un abbattimento, questo non va bene, questa è una dissonanza, basta. È difficilissimo, quindi con lei meglio di no. Aspetta, dai. Così come sono uguali. Che immagine do alla musica? Persona, oggetto o essenza? No, non riesco a definirla, non riesco a darle un'immagine che sia finita o definita. Cambia, è mutevole, cambia in continuazione, questa è la cosa più importante, secondo me. Guardalo, vuoi il plettro? La bambina vuole il plettro. Lei chiede, tu dare. Cioè, non c'è tanta logica, voglio dire, non c'è una logica diversa. Lei chiede, tu dare. No, no, Rosa, Rosa. A favore, passa il plettro. Rosa, non te lo rubare, eh? Non ti rubare il plettro, perché Rosa, secondo me non è sta. Una foto e l'altra, un plettro di qua e di là. Allora, fammi vedere su. Ha detto ti voglio bene. Anche noi. Ragazzi, ti vogliamo ancora. Bene. Chi è quello che mi ha cuccato? Lo Yeti. Lo Yeti. Ciao, poi. Chiusa fino qua. Ciao. La barzelletta. No, non facciamo la barzelletta, ragazzi, perché io sono... Poi non mi fermo più, davvero. Potremmo ordinare completamente tutto. Barzelletta! Barzelletta! Ci ho pensato un attimo. Ok. Siamo te, no? C'è un hotel. C'è una barzelletta, quella l'ho già raccontata, ma vorrei raccontare, ci tengo a raccontare così di persone. Quella è stato recente. C'è un hotel, no? Muovata! E c'è una fascia che parlava, muovo. Sono sembadisci. Praticamente c'è il concierge. A un certo punto arriva un tipo. Oddio, quella la famosa. Ma dimmi, è rimasta per caso una stanza. Sì, sì.
rimasta, però guardi, in realtà è una stanza che in cui non c'è la corrente elettrica. Sì, la devo. Cioè, non c'è proprio la corrente elettrica, quindi c'è una candela. Sì, ah, sì, la devo. Sì, qua siamo un quarto d'ora, ma lui va in camera, prende la candela. Adesso mi prendere. Passa un quarto d'ora, arriva un'altra. Conoscerò. Ma mi dice, per caso è rimasta una stanza, spiega tutto. Dico, no, mio amico. Ma solo questa conosco. Ok. No. Buonanotte, altre camere. Buonasera. Senti, non è che puoi spegnere la candela perché io ho un po' di difficoltà. Guarda, non so se l'hai visto, però. Io. Ah, è vero. Ce l'ho fatta. Buonanotte. Passa un altro quarto d'ora. Arriva un terzo. Buonasera, buonasera. Buonasera. Mi dica, c'è per caso di nostra. Spiega tutto, dico, ah, non c'è un problema, io vado su, li conosco. Ah, va bene. Entra in camera. Buonasera, non c'era. Senti, non è che la candela. Oh, ragazzi, ho provato, non c'è provato. È un po' un casino, non so se hai visto, però. Tu provo, ci riesco. Buonanotte, buonanotte. Mettila per me. Poi sono altro quarto d'ora. Arrivo un quarto. Consiglio disperato ormai? Buonasera, buonasera. Ma mi dica, per caso è rimasta una stanza? Tutto, di nuovo? Dice, sì, certo. La compagna su, entra in campo. Buonasera, c'era. Che puoi spegnere la candela? Noi abbiamo delle difficoltà, non riusciamo a spegnere la candela. In effetti, non c'è da fastidio, ragazzi. Io ci provo, però, insomma, problema. Ok, va bene, dai, buonanotte. Sono altro quarto d'ora, a un certo punto arriva un medico e dice ciao, buonasera, mi dica, sono un medico, stiamo conducendo degli esperimenti qua con delle persone che sono offerte volontarie per un nuovo farmaco anestetizzante, insomma, quindi so che non ho prenotato. Ah, adesso ho capito, sono le persone che sono anestetizzate. Fa sì, stiamo sperimentando sta roba, insomma, ecco, però io non ho prenotato, ho bisogno di dormire 3 ore perché domani devo andare un'altra parte, una cosa. Fa ok, guardi, c'è una stanza dove ci sono 4 suoi colleghi, fa sì, se non si preoccupi, so proprio io. Entra in camera, buonasera, non c'è, senti, non puoi spegnere la luce, sta candela, non prego, spegni la candela, oggi, dai, spegni la candela, oh ragazzi, tranquilli. Mi sono definitivamente rovinato, ok? Guardate, mi avete chiesto la raccontare. Ciao!